È motivo di scontro il cambio di destinazione d'uso dell'area di via Ungaretti concesso dall'attuale maggioranza ai privati per consentire la costruzione di una RSA che manca al paese. Secondo il vice sindaco Enzo Galbiati e candidato per la lista civica al servizio degli spinesi, la proprietà privata Compagnia Residenze Lombarde prevedeva di costruire un comparto residenziale di 6 palazzi e all'interno una piccola piazza. Con il cambio di destinazione sarà realizzata una nuova RSA e come standard qualitativi di compensazione un nuovo centro diurno. Chi dice che in questa area, se non costruiscono la RSA, rimarrà un'area verde, vi mente, racconta delle menzogne. Non è così, perché questa area, lo ripeto, è un'area privata, totalmente privata, e se non riusciamo a fare la nostra RSA, in questa area sorgeranno dei condomini. Dagli 80 ai 100 appartamenti. Immaginatevi voi cosa succederà in questa zona. Contrario il candidato sindaco della lista Spino Futura, Paolo Riccaboni, che dice sì alla casa di riposo, ma non in quel luogo. Noi vogliamo una casa di riposo accreditata nel posto giusto, senza problemi del traffico. Nessuno farebbe una casa di riposo regalando una residenza privata a un privato che a oggi è inadempiente. Il posto non va bene, il privato a cui si vuole regalare l'opportunità di 25.000 metri cubi di cemento non ha ottemperato una convenzione, per cui ha vinto un bando per realizzare la piazza di Spino e servizi per i giovani. Se non mandiamo immediatamente a casa Galbiati, rischiamo di perdere l'occasione di una rinascita del paese.